Radio Radicale, siamo con l'onorevole Cecilia Bartolozzi di Forza Italia per parlare di prescrizione. Allora, che impressione ha, diciamo, della possibile riapertura del dialogo sulla prescrizione? Di Maio ha fatto un passo indietro. Qual è realmente lo stato delle cose secondo il suo modo di vedere oggi? Beh, io oggi non vedo nessuna apertura perché il Parlamento, l'Aula, ha bocciato l'urgenza e quello per me è un dato indicativo della mancanza di volontà, di portare all'esame del Parlamento che poi deciderà come ritiene, secondo scienza e coscienza, l'entrata in vigore o meno della proposta del guardasigilli. Quindi io al momento purtroppo non vedo alcuna apertura. Ecco, ritiene che il tentativo Costa possa essere praticato anche al Senato attraverso la richiesta di urgenza di un disegno di legge? Io lo spero, ma i tempi sono strettissimi perché siamo già alla prima settimana di dicembre e ricordo che la riforma sulla prescrizione entra in vigore il 1 gennaio 2020. Qui alla Camera abbiamo ancora i tempi per farla calendarizzare prima delle festività di Natale e per trovare una maggioranza quanto più ampia possibile per far passare l'unica riforma che consentirebbe ai cittadini italiani di stare tranquilli. Senta, pensa che oggi Renzi, Italia Viva, cambierebbe il suo atteggiamento parlamentare se venisse riproposta una cosa del genere, considerando gli elementi di frizione che ci sono all'interno della maggioranza? Ma l'ex ministro Boschi si è già espressa più volte dicendo che non avrebbe accettato compromessi al ribasso sul tema della prescrizione e io mi fido delle parole dell'onorevole Boschi, quindi confido che Italia Viva mantenga questa posizione. La cosa che mi stupisce e per la quale veramente sono molto perplessa è il cambio di atteggiamento che il Partito Democratico ha avuto su questa proposta, perché quando era forza di opposizione si batteva, io ricordo i lavori sull'anticorruzione, si batteva contro la prescrizione e oggi evidentemente solo per motivi di opportunità politica cambia idea. Senta, che cosa ne pensa del fatto che noi abbiamo sentito mercoledì prima del question time Ferraresi, ma ho visto che il tema è ritornato anche nella bocca di Bonafede, che dicono facciamo entrare in vigore questa norma, poi tanto ci vorranno alcuni anni prima che si senta il peso dell'entrata in vigore della cosa. Allora, chi conosce bene la durata di alcuni riti sa perfettamente che le cose stanno diversamente, è così? Lei dice benissimo, io ho molto rispetto per le istituzioni, quindi il mio non è un commento personale ma prettamente politico. Evidentemente entrambi hanno poca esperienza tecnica sul campo, perché se l'avessero avuto in ambito penale non avrebbero detto una sciocchezza così grande, perché tutti sanno, tutti i giuristi, tutti coloro che si occupano del penale, che ci sono tanti casi, molti casi, nei quali i procedimenti durano poco tempo perché magari c'è la flagranza, vieni preso, sei in flagranza e quindi sono magari riti alternativi. Ecco, noi potremo constatare gli effetti di questa riforma già da qui a pochi mesi. Che cosa la sorprende dell'atteggiamento del Partito Democratico e in realtà del dialogo che c'è nella maggioranza? Del Partito Democratico mi sorprende l'assoluta chiusura al dibattito sulla prescrizione. La proposta Costa era sicuramente un momento di riflessione che avrebbe dovuto trovare un'apertura, ecco, un'apertura al confronto. Invece hanno subito le imposizioni del guardasigilli e hanno chiuso ad ogni forma di dialogo. Di questo ne sono fortemente rammaricata. L'ultima questione, è giusto spacchettare il civile dal penale? Il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma del civile che è passata in un blitz, quasi nessuno se n'è accorto, mentre sul penale non si va avanti. Beh, anche questo è significativo di un modo di procedere che sinceramente poco mi convince perché si parla di bozze e noi ancora non ne abbiamo alcuna, quindi la Commissione Giustizia della Camera non ne ha in visione alcuna e certamente quella che doveva essere più urgente, doveva arrivare prima, era quella del penale, non certamente quella del civile. Fidarsi del guardasigilli mi viene molto complicato perché ricordo che durante l'anticorruzione noi di Forza Italia gli avevamo proposto un emendamento per ancorare l'entrata in vigore della prescrizione e la riforma del processo penale. Quell'emendamento fu bocciato, lo riabbiamo riproposto come ordine del giorno e quell'ordine del giorno fu bocciato. Oggi ci chiede di avere di fiducia sull'entrata in vigore della riforma, ma ad oggi, la prima settimana di dicembre, noi non ne conosciamo neanche la bozza. La ringrazio l'onorevole Bartolozzi di Forza Italia.